Paolo Foscolo nasce nell'isola greca di Zante, o Zacinto, il 6 febbraio 1778, di padre veneziano e madre greca. Il padre muore quando Ugo ha 10 anni. Nel 1789 scoppia la Rivoluzione francese. A 15 anni Ugo si trasferisce con la madre a Venezia. Giovanissimo, frequenta i salotti letterari e ha una relazione con Isabella Teotochi Albrizzi. Nel 1797 la Repubblica di Venezia viene conquistata dalle truppe di Napoleone, che pochi mesi dopo la cede all'Austria con il Trattato di Campo Formio. Foscolo fugge a Milano. Poco dopo si arruola nell'esercito francese. Nel 1798 ha inizio la complessa vicenda editoriale delle ultime lettere di Jacopo Ortis. Nello stesso anno nasce a Recanati Giacomo Leopardi. Nel 1803 Foscolo pubblica Le Odi e i Sonetti. Nel 1804 viene sperimentata la prima locomotiva a vapore. Nello stesso anno Foscolo viene inviato in Francia, dove Napoleone progetta l'invasione dell'Inghilterra. Vi rimarrà 2 anni. Poco dopo il suo ritorno in Italia, pubblica I Carme dei Sepolcri. Nel 1812-13 Foscolo soggiorna a Firenze e lavora a Le Grazie. Nella primavera del 1814 Napoleone abdica e viene esiliato all'isola d'Elba. L'anno dopo, la notte del 30 marzo, Foscolo, per non sottostare al giuramento di fedeltà all'Austria, lascia Milano e si rifugia in Svizzera. A giugno, Napoleone viene sconfitto a Waterloo. Nel 1816, Byron e Shelley lasciano per sempre l'Inghilterra. Foscolo, invece, si stabilisce a Londra. Scrive molti saggi, lima le grazie. Non rivedrà mai più l'Italia. Muore il 10 settembre 1827. Allora, ti dicono, parlami di Ugo Foscolo. E tu, ah sì, certo, Niccolò Foscolo, e qui fai una bella pausa, detto Ugo, nato nell'isola di Zante, in Grecia, da padre medico di origine veneziana e madre greca nel 1778. Vabbè, qui non ti fermare, no? Continua. Allora, Foscolo studia a Spalato e dopo la morte del padre si trasferisce a Venezia. Ricordati pure di dire che presto si avvicina agli ideali libertari e giacobini. Quando nel 1797 l'esercito napoleonico arriva a Venezia, Foscolo diventa il segretario provvisorio del nuovo governo, ma rimane deluso dalla firma del Trattato di Campo Formio che consegna la città agli austriaci. Così scopre con amarezza che gli ideali e la realtà non sono facilmente conciliabili. Una presa di coscienza che influenzerà molto la sua poetica. Foscolo fugge a Milano. Qui conosce Giuseppe Parini e Vincenzo Monti e collabora con diverse riviste. Nel 1798 scrive una delle sue opere più famose, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, un romanzo epistolare e autobiografico nato da una profonda crisi esistenziale e filosofica. Nel 1803 pubblica una raccolta di versi di cui fanno parte a Luigia Pallavicini caduta da cavallo e all'amica risanata, due odi di chiara impostazione neoclassica. Nella stessa raccolta ci sono anche alcuni sonetti che devi ricordarti assolutamente. Alla Musa, Alla Sera, A Zacinto e In Morte del Fratello Giovanni. Quattro capolavori in cui le inquietudini personali di Foscolo si inseriscono in un perfetto equilibrio formale. Di proprio questa frase e ti dovrebbe andar bene. E poi parla del Carme, non carne, Carme, intitolato Dei Sepolcri, per gli amici i sepolcri. Ah, attento, Carme è un termine tratto dall'antica poesia latina che identifica un componimento di tono solenne. Bene. Foscolo scrive I Sepolcri nel 1807, prendendo spunto da un editto napoleonico che proibiva la sepoltura nei centri abitati. L'opera è una riflessione sulla morte e sul senso simbolico che hanno le tombe e i riti funebri. Rappresentano un legame tra i vivi e chi non c'è più. E sono un mezzo esemplare per ricordare le imprese e le virtù dei defunti. Sempre meno fiducioso in Napoleone e in contrasto con l'ambiente culturale milanese, Foscolo si trasferisce a Firenze nel 1812. Vive una stagione serena e felice, che si riflette nel poema incompiuto Le Grazie.
Le Grazie è composto da tre inni dedicati a Venere, Vesta e Pallade. Venere, Vesta e Pallade. È una celebrazione degli ideali classici di virtù e bellezza. La ricerca di un'armonia universale ed eterna. Benissimo. Ora devi dire che dopo la caduta di Napoleone nel 1815, Foscolo va via dall'Italia. Prima in Svizzera e poi a Londra. Nel periodo londinese, per rimediare ai suoi continui guai economici, collabora freneticamente con molti giornali e si dedica soprattutto agli studi letterari, pubblicando saggi su Petrarca e Dante. Dante e Petrarca. Anche come critico letterario dimostra grande finezza e originalità. E poi anche lui muore. In Inghilterra, a Turnham Green, nel 1827. Aveva 49 anni.